Accidenti! Allora è una cosa di famiglia. Chi è quello? Il papà di Luna, Xenophilius. Dovremmo salutarlo. Ha sostenuto Harry per tutta l'estate, quando la Gazzetta dei Profeti ignorava i fatti. Inoltre, potrebbe essere l'ultima occasione per parlare con Luna. È davvero strano pensare che torneranno tutti a Hogwarts senza di noi. Lo so, chi l'avrebbe pensato? E i tuoi due figli, come stanno? Oh, stanno bene, bene. Non ho intenzione di sposarsi, né di avere figli, ma con tutto quello che sta succedendo è davvero difficile. Buongiorno, signor Lovegood. Ah, immagino sappia, signor Potter, che noi del Cavillo abbiamo sostenuto Silente nella sua vita e nella sua morte, e che sosteniamo anche lei. Ah, grazie. Luna è qui? Si è attardata in quel delizioso giardinetto con gli gnomi. Un'infestazione davvero straordinaria. O, per essere precisi, a salutare i Gernumbli Gardensi. Io farei complimenti al signor Weasley a tale riguardo. A proposito, vi stava cercando. Grazie, sì, lo farò. Il signor Weasley sarà là. Da dove cominciamo a cercare gli Horcrux? Non sappiamo nemmeno come sono fatti. Beh, Silente ne ha trovati due. Ha distrutto l'anello e trovato il medaglione. Sì, però quello era finto, non è così? Però sembrava vero. Da qualche parte c'è il vero medaglione. Il vero Horcrux. Una mia amica ha frequentato Beauxbatons insieme a lei. Signor Weasley, voleva parlare con noi? Sì, sì, esatto. Vedete, sembra che Silente vi abbia lasciato qualcosa nel testamento. Oh, a tutti e tre? Sì. A te, Ron, ha lasciato il deluminatore. A Hermione, la sua copia delle fiabe di Beda il Bardo. E a te, Harry, il boccino che hai preso nella tua prima partita di Quidditch. Ti ha lasciato anche la spada di Godric Grifondoro. Ma il ministro dice che non aveva il diritto di donare quell'arma. Non che importi molto, dato che non sa dove si trovi la spada. Ha detto cosa dobbiamo farci? Temo proprio di no. Ora, perché non portate tutto nelle vostre stanze e non scendete alla festa? Abbiamo un matrimonio da celebrare. Mia mamma mi leggeva le fiabe di Beda il Bardo. E come possono delle fiabe aiutarci a trovare gli Horcrux? Non so. Forse Silente voleva solo che ci rilassassimo. Pensate siano un indizio? Quelli sarebbero i fuochi d'artificio per il matrimonio. Il ministero è caduto. Il ministro della magia è morto. Stanno arrivando. Al riparo! Presto, là dietro! Il ministero è nostro! Stupefacium! Ci serve un riparo! Arrenditi subito, Marmo! E ti stia arrivando, vero? No! Non potete vincere!
Perfecium! Stupefacium! 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 Uccidiamoli! Uccidiamoli tutti! Per il signore oscuro! Stupefacium! Stupefacium! Dove siamo? Siamo a Londra, Shaftesbury Avenue. Dobbiamo cambiarci. Avevo preparato qualcosa per le emergenze. Vedete qualcuno che potrebbe essere un mangiamorte? Come potrebbero sapere che siamo qui? Sono sempre riusciti a trovarci. E le notizie dei babbani sono piene di disastri. Ma noi conosciamo la causa. Mangiamorte. Ho preso il mantello dell'invisibilità. Ci può servire. Pensi che stiano tutti bene al matrimonio? C'era gran parte dell'ordine.